Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. L'amato cantante Massimo Ranieri si lascia andare ad una confessione e racconta il dramma che lo ha colpito. Le sue parole riempiono i fan di sgomento. Massimo Ranieri è uno dei cantanti più amati da intere generazioni. E appartiene a quella categoria di eletti che hanno fatto la storia della musica italiana. Giovanni Calone. Questo è il suo vero nome. Nel corso della sua lunga e fortunata carriera ha pubblicato oltre 30 dischi e altrettanti singoli, molti dei quali cantati ancora oggi, e non solo da persone un po' più age. Come non citare la fantastica Perdere l'amore, presentata in una delle sue tante partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 1988. Ma forse non tutti sanno che Massimo non è solo cantante ma anche attore. Diverse le pellicole che lo vedono protagonista soprattutto negli anni 70. E oggi torna sullo schermo con La voce che hai dentro, fiction che andrà in onda giovedì 14 settembre su Canale 5 e della quale ha parlato ospite a Verissimo. Il cantante e attore ha confessato a Silvia Toffanin: questa fiction mi piace proprio tanto. È giallo rosa, come amo definirla, c'è il rosa della famiglia, ma anche il giallo di questo uomo, Michele, che lo vediamo uscire dal carcere dopo aver scontato 10 anni di galera per l'assassinio di suo padre. Ciò che vuole ardentemente fare è ricucire, rimettere insieme i cocci di questo vaso che si è rotto. Ma Massimo Ranieri ha confessato anche il suo dramma, e nessuno si aspettava le sue parole. Massimo Ranieri, il dramma. Nel salotto di Verissimo Massimo Ranieri però racconta anche altro. Sull'onda dei ricordi si sofferma su quello che è stata la sua vita e sulla solitudine. E ammette: soli non si sta bene, parliamoci chiaro. Inevitabilmente, ti manca un'anima accanto, una persona che ti dà un consiglio, che ti dà una carezza, che ti accoglie quando rientri a casa. E precisa che quella di non avere una famiglia è stata una sua scelta. Mi sono sempre detto, non fare sciocchezze perché la famiglia è una cosa importante, quando avrai voglia di farlo sii onesto come lo sei stato nella tua carriera e vita artistica. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Prima di fare un passo del genere ho sempre aspettato. Il cantante non è mai stato sposato infatti anche se ha avuto diverse relazioni importanti. Da una delle quali, quella con Franca Sebastiani, è nata la sua unica figlia Cristiana. Nata nel 1971, è stata da lui riconosciuta solo nel 1997. Pentito. Ha ammesso poi di essere stato influenzato dai discografici dell'epoca. Massimo Ranieri ha toccato diversi temi nella sua chiacchierata con Silvia Toffanin, ma quello della famiglia è stato il cardine. E così ha anche confessato il suo dramma. Ho pagato tutti i miei sbagli per dedicarmi a questo mestiere. Io continuo a pagare. È una dannazione e accettiamola così. Come è giusto che sia. Non può essere tutte rose. Ci sono anche le spine. È umano sbagliare. A cosa si riferisce lo ha spiegato poi. L'errore, in primis, è che ho lasciato la mia famiglia a 17 anni. Ero un ragazzino. Sono stato strappato dai miei fratelli e sorelle e dai miei genitori. Questo è un prezzo alto. Mi sono ritrovato solo a Roma a 17 anni. Mi chiedevo, chi sono? Parliamo di 55 anni fa quando venni nella capitale. Mi è mancato l'amore di mia mamma. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.